la città di Torino è estremamente importante riuscire a sostenere e attirare eventi come DroidCon all'interno delle nostre aree, perché portano qua giovani, portano all'interno della città competenze e voglia soprattutto di fare e di migliorare e cambiare le cose. Noi proprio ci stiamo inserendo in quest'ottica, in questo approccio per portare innovazione all'interno della nostra città. Dedichiamo tutta la città al testing e alla sperimentazione di innovazione di frontiera, per cui aziende che sono interessate a testare innovazione e a sperimentare innovazione nello stadio pre-commerciale possono venire da noi, gli diamo qualunque asset della città, condividiamo con loro i dati, possono testare da noi. Abbiamo un'infrastruttura tecnologica grazie a grandi partner come TIM, come Cisco e come Intel, che stanno creando un'infrastruttura aperta, personalizzabile e scalabile. Vengono da noi e testano le loro innovazioni. Se dimostrano la validità delle loro innovazioni, Torino diventa un loro partner per riuscire a scalare l'innovazione a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi noi stiamo creando una politica di innovazione, di attrazione qua delle aziende per riuscire a aumentare le competenze e il tasso di occupazione all'interno della città. Su cosa ci concentriamo? Automotive e auto autonome e mobilità autonoma, aerospace e tecnologia dei droni per l'ultimo miglio non solo di beni ma anche di persone, telecomunicazioni con tecnologie 5G e servizi basati su 5G e infine robotica collaborativa non solo all'interno delle aziende ma anche all'interno della città. Questa è Torino, un insieme di sperimentazioni e di tecnologie che però guarda anche all'aspetto sociale, quindi supporta e finanzia anche la parte di innovazione sociale.